Come si spieghi il comportamento delle 5 Stelle a livello nazionale? Perché, insomma, qui Casaleggio e Grillo non è che se va avanti così, restano solo Casaleggio e il Grillo, eh? E un qualcosa deve, un po' di democrazia, non dico tanto, ma un po' di democrazia dovete metterla, perché se decide solo Grillo a dire questo mi sta sulle zibidei, fuori dal movimento. Anche voi dovete farvi sentire, penso che la democrazia in un movimento ci deve essere espressa la libertà di espressione, cosa che Grazie. purtroppo non vedo tanto bene, soprattutto da parte di Grillo e Casaleggio. Buona Grazie, giornata. grazie Enzo, buona giornata. Cominciamo da quest'ultimo punto, Cominciamo dal punto, dal punto ma un punto, caldo. sì, ma è normale, nel senso che sono tantissime le persone, sia che ci hanno votato che non ci hanno votato, che adesso vengono a farci questa domanda. Ma io intanto posso cominciare a rassicurare che non c'è nessuna mancanza di democrazia o divieto di dire le cose nel Movimento 5 Stelle, tant'è vero che io spesso sono negli ultimi mesi, ho scritto anche in rete sul mio blog articoli dove anche ho esposto anche qualche critica all'operato di Grillo, ho detto avremmo dovuto magari fare diversamente, non sono stato mangiato, non sono stato espulso, ho visto Grillo 2 settimane fa, ci siamo abbracciati come sempre. Cioè il problema per cui alle volte ci sono delle persone che finiscono per essere espulse. Non è che hanno espresso una critica, che non sono d'accordo con Grillo e che queste persone si sono comportate male su altri piani, cioè hanno rifiutato le regole che hanno sottoscritto per potersi candidare, in particolare poi c'era tutta la vicenda della diaria, dei soldi, su cui noi non possiamo transigere, perché quello è uno dei nostri punti fondamentali. Cioè, è su quelle cose lì che poi si finisce a litigare e magari qualcuno viene espulso, però voglio dire, il PD ne ha espulse decine e nessuno ha mai fatto i titoli sui giornali. Cioè, anch'io credo che sia utile per una forza politica cercare di unire, quindi di anche prendere persone diverse, tenerle al proprio interno, accettare le differenze, ci mancherebbe che non fosse così. Però da noi, nel gruppo parlamentare di 160 persone tra Camera e Senato, sono state 3 le persone espulse, non è che sono andati via tutti e ci sono solo più Casaleggio e Grillo. Chiaramente fa molta più notizia uno che se ne va che 150 che lavorano tutto il giorno, dal mattino alla sera, con proposte sui problemi concreti dell'Italia, che poi sarebbe quello di cui francamente ci vorremmo anche occupare. Per cui, cioè, nessuno nega che ci sia un problema di crescita nel Movimento 5 Stelle. Cioè è chiaro che una forza politica che di colpo, di gente giovane che non ha mai fatto politica, si trova a essere in Parlamento col 25% dei. Cioè è chiaro che ci sono delle cose che dobbiamo capire, è chiaro che possiamo aver fatto degli errori, che possiamo fare meglio. Cioè nessuno nega queste cose, nessuno di noi è perfetto. E d'altra parte stiamo facendo uno sforzo anche per tutti voi, perché direi che il livello poi della politica italiana è emerso, cioè in tutto il suo, tra virgolette, splendore in questi mesi, appunto anche questi episodi dell'incontro tra Napolitano e Berlusconi prima della sentenza, ha ricevuto pure dell'utri, cioè persone condannate per reati di vicinanza alla mafia. Cioè, per cui insomma noi crediamo comunque con tutti i nostri limiti di rappresentare veramente una speranza per i cittadini e di cercare di fare qualcosa di nuovo. È chiaro che quando andiamo lì è tutto nuovo e magari appunto non tutto viene perfettamente al primo tentativo. Però crediamo anche che sia utile poi alla collettività che noi esistiamo. Anche perché già solo esistendo abbiamo cambiato una serie di cose, di atteggiamenti della politica italiana, questo mi sembra evidente, perché insomma, probabilmente anche solo appunto sulle presenze delle Camere non credo che avremmo avuto questi 2 presidenti di Camera e Senato Sì. se non ci fosse stata, avremmo avuto 2 vecchi politici stile D'Alema e simili, cioè Probabile. D'Alema, beh comunque. Per cui su tante cose il Movimento 5 Stelle già, semplicemente esistendo, rompendo le scatole, ha ottenuto dei risultati. È chiaro che abbiamo bisogno che forse. Cioè, oltre alle critiche arrivino anche magari un po' di sostegno, un po' di aiuto da parte dei cittadini che vogliono cambiare. Poi c'è tanta gente in questo paese che onestamente non vuole cambiare perché c'è tanta gente che beneficia di un sistema che comunque cioè, garantisce delle nicchie di sicurezza ad alcuni. Però in questo momento c'è forse, se va bene, il 10% della società che è garantito in Italia. Cioè c'è un 10% di società che appunto, è dentro il sistema in qualche modo, ha un posto sicuro, è entrato per raccomandazione e quindi sta. Tutti gli altri ormai hanno perso qualunque sicurezza, quindi francamente non capisco bene cosa abbiamo da perdere e perché accanirsi poi con l'unica forza politica che cerca di cambiare le cose. Cioè, lo capisco dai giornali, da alcuni giornali che sono di proprietà vicini ai partiti, se non direttamente dei partiti. Cioè, è chiaro che la televisione di Berlusconi è chiaro che parlerà sempre male del Movimento 5 Stelle, no? Però i cittadini veramente noi li invitiamo anche a venire a parlare con noi, ai nostri incontri. E cercare di aiutarci e di dare consigli. Se non sono contenti di quello che facciamo, noi siamo qui, siamo disponibili e parliamone tutti insieme. Però questo paese va cambiato. Quindi cioè, eviterei appunto di
di buttare il bambino con l'acqua sporca, no? Di dire che perché ci sono delle cose che magari non sono state fatte giuste, allora adesso buttiamo via il Movimento 5 Stelle. Secondo me, anzi, tra l'altro poi se uno va a vedere i sondaggi, non è che il Movimento 5 Stelle sia calato così, no. È calato un po', ma non tanto, più o meno siamo agli stessi livelli che cui ci davano i sondaggi prima delle elezioni politiche. Voto. Per cui, cioè, probabilmente se li votasse domani potremmo riprendere gli stessi voti. Ultima pausa, torniamo con voi tra poco.